Bene, bentornati, bentornate a tutti ad ANPI Libri, a questo nuovo incontro di ANPI Libri che racconterà di alcune cose relative all'Isotta Fraschini. Isotta Fraschini non è il nome, il cognome di una fanciulla di altri tempi, è piuttosto una marca. La marca di una fabbrica di automobili che è stata una leggenda dell'automobilismo. Probabilmente i più giovani tra i nostri ascoltatori non sanno cosa sia l'Isotta Fraschini, ma è questo, è davvero un elemento storico importantissimo della storia dell'automobilismo, ma non solo dell'automobilismo, ed è su questo altro aspetto che si soffermerà il nostro incontro. Parleremo soprattutto dell'Isotta Fraschini come protagonista nel saronnese di antifascismo e di resistenza. Ne parliamo partendo da questo libro che, eccolo, che vedete, Oltre la fabbrica si intitola, di Giacinto Romano Canazza e Maurizio Cicardini. Chi sono questi? Questo è un libro uscito nel 2015 per l'editore varesino Pietro Macchione. Gli autori di questo libro sono due ex lavoratori dell'Isotta Fraschini. Purtroppo Giacinto Romano Canazza, che ha lavorato in Isotta Fraschini dal 72 all'86, prima al reparto montaggio motori, in seguito all'ufficio programmazione della produzione, purtroppo non c'è più. L'altro autore, Maurizio Cicardini, anche lui ha lavorato in Isotta Fraschini dal 63 al 90. Inizialmente al reparto montaggio motori e poi al reparto esperienze motori. Con Maurizio Cicardini vorremmo parlare un po' della storia dell'Isotta Fraschini, e per poi passare a esaminare gli aspetti della resistenza e della storia, appunto, resistenziale dell'Isotta Fraschini. Ci aiuteranno in questa conversazione anche Angelo Proserpio, che è il presidente della Società Storica di Saronno, e Giuseppe Gorla, che è dirigente di una società di consulenza ed è l'attuale proprietario dell'area dell'Isotta Fraschini. Bene, buonasera e benvenuti a questo incontro. Io darei la parola subito a Maurizio Cicardini per una nota introduttiva all'argomento di questo incontro. Inizio a presentare un attimo brevemente anche la storia della società Isotta Fraschini, che viene fondata a Milano nel 1900 da Cesare Isotta e Oreste Fraschini. Ecco il nome, i due cognomi sarebbero il nome della società. Inizialmente, che è messa, che è un'officina che è in via Mezzi d'Avril 3 a Milano, iniziano con la costruzione delle auto, autovetture, delle piccole autovetture. Poi subito dopo 4-5 anni l'officina, più che uno stabilimento, si dimostra insufficiente e costruiscono un vero e proprio stabilimento in via Monterosa, sempre a Milano. E dalle automobili ampliano la loro gamma, passando dai motori per aerei e motori anche navali. Infatti i motori navali poi troveranno un'applicazione anche sui MAS, che durante la Prima Guerra Mondiale daranno dei colpi clamorosi alla marina austriaca, affondando le loro due prestigiose corazzate, la Santo Stefano e la Vienna. E poi i MAS passano la storia soprattutto in modo particolare perché sono quasi cantati da Gabriele D'Annunzio nella beffa di Bucari. E questo, mentre i motori d'aviazione trovano proprio un suo spazio molto, soprattutto all'inizio degli anni 20, con una produzione ottima, tanto che poi culminerà all'inizio degli anni 30 la serie Asso, così venivano chiamati questi motori d'aviazione, nella trasvolata oceanica del 1933 da Orbetello a Chicago con ritorno, da 25 idrovolanti, che era la prima volta che succedeva una trasvolata oceanica in formazione di 25, era comandata da Italo Balbo. Ma all'inizio degli anni 30 rimane insufficiente anche lo stabilimento di Milano e si inizia la costruzione dello stabilimento di Saronno. Inizia in due momenti separati. Nel 1934 inizia quella che viene chiamata sezione fonderia. 3 anni dopo inizia l'altra chiamata che viene chiamata sezione autometallurgica. E troverà tutto un suo sviluppo e diciamo in un certo momento, se vogliamo chiamare un piccolo errore, trascura la produzione delle automobili per puntare più sui motori d'aviazione militari. Ecco, questa vocazione militare un po' penalizza la produzione di automobili, che si ferma subito agli anni 30. Durante la guerra la produzione diventa esclusivamente bellica. I dipendenti arriveranno durante proprio il 1943 a oltre 10.600 dipendenti nei vari stabilimenti, Milano e Saronno, perché Milano resta sempre più importante, con Saronno. Apriranno nuovi stabilimenti come Cavaria e in seguito ai continui bombardamenti sullo stabilimento di Milano, non su quello di Saronno, che non ne subisce, Isotta Fraschini creerà dei distaccamenti produttivi, ad esempio a Meda, a Rozzano, a Piategrasso, a Parabiago. Al termine del conflitto c'è il momento di trasformare la produzione bellica in produzione civile. E lì succede un fatto strano, che mentre altre aziende hanno questo aiuto dallo Stato, che c'era un fondo particolare che dava dei contributi per questo impegno economico, Isotta Fraschini, che inizialmente sembrava che anche lei potesse usufruire di questo fondo, viene completamente trascurata. Non ha una lira da parte del governo, mentre altre aziende come la Fiat, Alfa Romeo e altre li avranno. E inizia una sua difficoltà economica anche di gestione, perché l'intenzione proprio dell'Isotta Fraschini era rilanciarla non più sui motori d'aviazione, ma aveva capito ritornando alle automobili e in modo particolare sugli autocarri e sugli autobus. Dice, se la nazione si deve mettere in movimento non ha bisogno di motori d'aviazione, avrà bisogno di autocarri, autobus e auto, perché volevo sempre ritornare alla sua origine, la costruzione di automobili. Aiuti non ne arrivano e lentamente dal 46-47 fino a che il 49 la ditta chiude definitivamente tutti i suoi stabilimenti. Rimane aperto solo lo stabilimento di Saronno in forma ridotta con un massimo di 300 dipendenti per concludere le commesse già acquisite o per particolari di ricambio. Però chiaramente non può andare avanti così. Nel 1955 viene acquisita dalla finanziaria Ernesto Breda, che ne incorpora a sé e riprende la produzione motoristica e riprende una nuova vita sotto la finanziaria Ernesto Breda. E inizia solo lo stabilimento di Saronno, che arriva a circa 650 unità. A metà anni 60 si apre anche lo stabilimento di Bari, che anche lui arriva a 400 unità, a metà anni 70 tutti e due gli stabilimenti arrivano circa a 1100 dipendenti. Iniziano negli anni 80 un passaggio societario da EFIM a IRI, da Finmeccanica a Fincantieri, che porta lentamente lo stabilimento di Saronno alla chiusura. Inizialmente doveva subire un trasferimento a Trieste, queste erano le grandi idee, ma non è successo niente, fino a che nel 1990 chiude definitivamente lo stabilimento di Saronno e prosegue, come prosegue attualmente, lo stabilimento di Bari. Ma con una produzione del genere, purtroppo lo stabilimento di Bari anche lui inizia ad assottigliarsi da 300 a 250 e attualmente ha 120 dipendenti e continua la produzione sui motori Isotta Fraschini. Lo stabilimento di Saronno è lì da 30 anni come area dismessa. Questa è la situazione. Ora ritorniamo ai caduti. No, la storia dei caduti. Cioè, una storia enorme questa dell'Isotta Fraschini, una cittadina vera e propria, 10.600 operai che hanno lavorato, dicevamo, nella produzione non solo di automobili, ma che sono stati anche attivi, almeno in parte, nell'antifascismo e comunque attivi durante il periodo della Repubblica Sociale e dell'occupazione nazifascista. Allora, la fabbrica Isotta Fraschini a Saronno ha un gruppo anziani che ha formato un museo, no? Che sarebbe importante visitare e conoscere. In questo museo c'è conservata, smontata dall'edificio e trasportata all'interno del museo, c'è una lapide con i nomi di 38 caduti per la libertà. E credo sia stato questa lapide il punto di partenza per la realizzazione del vostro libro. Esatto, sì. Raccontaci di questa lapide e di questi 38 martiri caduti per la libertà. Tutto inizia proprio da quella lapide, che quella lapide era stata collocata presso lo stabilimento di Milano il 25 aprile del 1948. A seguito della chiusura dello stabilimento di Milano viene trasferita, perché come dicevo prima Saronno prosegue la piccola produzione, viene trasferita allo stabilimento di Saronno. È una lapide messa appunto su una parete di un reparto. Poi si vuol dare più visibilità ai caduti e nel 1982 proprio si fa un monumento che viene inaugurato il 25 aprile 1982 ed era collocato all'interno della fabbrica. Che poi a seguito della chiusura della fabbrica del 90, 4 anni dopo, viene trasferito e attualmente si trova sul piazzale del municipio del comune di Saronno. Ecco. Ritorniamo alla lapide. La ricerca inizia proprio con, così per ricordarvi prima, Romano Canazza, che purtroppo 3 anni fa è venuto a mancare, parlando con lui, dice: noi continuiamo, anche quando lavoravamo dentro, leggevamo i nomi, ma tolto di 4 di Saronno, perché la maggior parte sono di Milano, caduti di Milano, non si sapeva niente. Nomi così, ad esempio si leggeva Luigi Meneghini diceva: ma saranno 2 fratelli o avranno un cognome identico, non lo so. All'inizio del 2012 abbiamo voluto iniziare questa ricerca, dice: dobbiamo andare a risalire a qualche documento. I 38 nominativi non sono usciti per caso. E guarda caso il primo incontro l'abbiamo fatto con Daniele. E lì ci ha indicato, dice: guardate che dovete girare diversi archivi per trovare, dove non c'è un archivio dove potete trovare tutti. Abbiamo dato tutta una serie di indicazioni e abbiamo iniziato la nostra ricerca. Ecco, io non so se si vede, ma... Ecco, questa si vede molto bene. Questa è la lapide, la prima lapide messa a Milano il 25 aprile 1948. Benissimo. E abbiamo iniziato la nostra ricerca. E devo dire che sono usciti proprio dei documenti attraverso l'Archivio di Stato di Milano, l'Archivio di Stato di Varese, documenti veramente impensabili, perché si pensava di trovare un elenco di nomi con delle motivazioni. E devo dire proprio che i caduti proprio hanno fatto una vera, sono stati degli eroi, personalmente sono stati degli eroi. E l'impegno antifascista inizia addirittura prima dell'8 settembre 1943, in modo particolare di due caduti. Inizia proprio con la guerra di Spagna. E in modo particolare voglio citare Giuseppe Terramagra, che era siciliano di Piazza Armerina, che viene per lavoro a Milano, poi viene a lavorare a Isotta Fraschini di Milano, che con una gita collettiva a Lugano lui espatria e poi con l'aiuto a Parigi e poi arriva in Spagna. Ecco, lui è proprio subito impegnato, lui vuole andare a portare un suo contributo e non vuole essere messo inizialmente come volevano sistemare, come meccanico, sistemare qualche anno, dicevo il proprio. E purtroppo morirà in una tremenda battaglia che durerà più di 20 giorni, la battaglia di Albacino. Ecco. La sua morte, poi tutti i documenti che ne conseguono, viene ricercato in un modo incredibile dalla polizia fascista, perché non smetterà mai di cercarlo, perché non ha la certezza che sia morto, non smetterà di cercarlo fino al 42. Continuerà, metterà il controllo della posta alla moglie Vincenzina per vedere, perché vuol capire a tutti i costi Giuseppe Terramagra dove si trova in quel momento. Anche continuerà a cercarlo, come dicevo prima, fino al 42, ormai era già morto da 5 anni, ma la polizia fascista continuerà a cercarlo. Questo è proprio un esempio, tanto che sul libro c'è una lettera che leggerla tutta sarebbe lungo, ma chi la legge è quasi commovente. È commovente perché lui vuole proprio partecipare. C'è una lettera che lui scrive allo zio, che chi ha modo di leggere tu l'avrai letta, addirittura è un qualcosa, dove dice che Mussolini con la storia di mandare le truppe in Abissinia, invece no, li manda in Spagna. E già dice che li bombardi, i trimotori italiani e tedeschi bombardano la polizia, la popolazione civile. Ecco, proprio un esempio, la scrive, penso col cuore, penso che quella lettera lì, Giuseppe Terramagra la scrive col cuore. E poi dopo iniziano proprio di tutti gli altri caduti. Io ne vorrei solo citare alcuni, perché sennò la trasmissione, tutti sono importanti anche nel loro piccolo, perché solo pensare, io mi soffermo su alcuni come Aramis Croci, di Milano, che lavora proprio sui Trapani allo stabilimento di Saronno. È quello proprio che dà l'avvio agli scioperi nello stabilimento. E lo dà con un gesto di coraggio, che io personalmente, dico subito, non l'ho. Facendo partire la sirena d'allarme, ed era la sirena non dell'allarme, ma che dava inizio agli scioperi nello stabilimento di Saronno. Purtroppo le vicende, i fascisti individuano più o meno da dove è stata partita la sirena, ma non sanno chi è, ne arrestano un gruppo, nessuno parla. Poi identificano lui con un stratagemma che mettono, dice, mettono un arrestato fuori dalla portineria, lui quasi così si avvicina per parlargli, capisce che è un inganno, e va subito alla ferrovia a prendere il treno per recarsi a Milano. Ma ormai l'hanno individuato, verrà arrestato, mandato in Germania, e lui proprio morirà proprio in quelle che vengono definite le marce della morte, perché viene mandato a Buchenwald. Buchenwald si avvicina alle truppe sovietiche, vengono spostate, si incamminano tutti, è una cosa immaginabile pensare, lui morirà in questo tragitto. Aramis Croci. Oppure di Poletti. Anche lui proprio dell'Isotta Fraschini lavora pochi mesi a Saronno, perché è un di Milano che viene trasferito, ma lui è proprio nel gap di Milano, proprio un eroe, sempre in prima linea. Viene arrestato, riesce a fuggire, viene di nuovo arrestato e portato a San Vittore. Ecco, lui, il suo nome, oltre su questa lapide, compare anche sulla lapide che c'è a Piazzale Loreto, perché lui fa parte proprio dei 15 che vengono prelevati quasi con un inganno, dicendo vi preleviamo perché vi dobbiamo trasferire a Bergamo per lavorare. I partiti per Bergamo. Esatto. Vengono trasferiti per Bergamo, però capiscono subito, perché sono le 4 di mattina, che c'è qualcosa che non va. Infatti si fermano a Piazzale Loreto. Il Piazzale Loreto non viene scelto a caso dai fascisti, ma perché era un grosso punto di transito per gli operai a piedi in bicicletta che andavano nelle fabbriche, doveva essere da monito, perché verranno lasciati lì i corpi. E lì i tedeschi dicono: questa volta non vogliamo essere noi a fucilarli, dovete prelevarli voi e dovete provvedere voi alla fucilazione. Noi non le vogliamo sapere. Infatti la fucilazione la faranno i militi della Muti, e anche della brigata Alto Rezega, che verrà lì a controllare un po' l'ordine pubblico. Poi ci sarà l'intervento anche da parte di Schuster e via per rimuovere i cadaveri dopo, immaginiamo il 10 agosto, 15 cadaveri messi in piazzale Loreto. Ecco, questo è un altro esempio. Oppure, ecco, prima citavo nel leggere io Romano sempre i nomi, come così dice Meneghini. Dice, saranno o non saranno? E nei documenti escono che sono proprio due fratelli, i fratelli Meneghini, che anche loro, e bisogna ricordare in conto la differenza tra il partigiano in montagna e il partigiano delle gabbie, delle sabbie. Se quello in montagna poteva avere una via di fuga, quello delle gabbie, dei sabbie non ne aveva. Se veniva catturato aveva una sola destinazione, che veniva immediatamente fucilato. E loro, la loro sorte, e proprio qua è Giovanni Pesci, che è medaglia d'oro alla Resistenza, consiglia, dice: voi ormai siete troppo esposti, vi hanno qualcosa che cominciano a capire su di voi, e vengono mandati in montagna e vanno in Valstrona, che è attualmente in provincia di Verbania. E proprio il caso di dire, se lì avevano questo sospetto che prima o dopo sarebbero andati via, pertanto vengono mandati là per correre meno pericoli, invece vanno proprio in bocca ai fascisti, perché come arrivano il giorno dopo viene effettuato un rastrellamento proprio da una delle brigate più tremende, che forse in certi casi per ferocia superava anche i tedeschi. Era la Tagliamento. E in corso un rastrellamento della Tagliamento, loro con altri 5 o 6 vengono catturati e vengono subito fucilati. Pertanto se ne erano andati da Milano cercando forse un momento di respiro, ma vanno proprio in un momento proprio peggiore di quello, no? E vengono appunto, purtroppo fucilati. Bruno Meneghini e Luigi Meneghini, proprio due fratelli, che lavoravano tutti e due all'Isotta Fraschini di Milano. E appunto forse da questo bisogno di conoscere a chi fossero legati questi nomi e le figure che questi nomi rappresentavano, sapere chi erano questi personaggi è l'altra motivazione del personaggio della lapide, è la motivazione originaria, che poi nel libro si traduce anche in una serie di schede nominative che raccontano un po' della biografia, o quello che siete riusciti a trovare della biografia di ognuno. Sì. Certo, era passare da un elenco di nomi a una documentazione che proprio dimostrava la loro volontà di battere il fascismo, di combattere il fascismo, e ci sono riusciti. Perché poi non dimenticare che ad esempio altri 7 sono morti perché prelevati e portati in Germania, che in Mauthausen, che in altri campi. Abbiamo trovato poco documenti su un personaggio, proprio per dimostrare come in un attimo la vita poteva essere modificata di una persona. Ecco, adesso di Pantaleo, che in 4 giorni viene proprio preso, arrestato e mandato in Germania. È una cosa incredibile se uno legge e si sussegue i nomi e si sussegue le date. È Giuseppe Pantaleo, che anche lui è siciliano, c'è nato a Milazzo. Se uno proprio leggendo le date, in 4 giorni viene identificato, perché viene arrestato. Uno non può immaginare, a 4 luglio 1944 viene arrestato dall'ufficio politico, che era proprio la polizia, proprio strettamente, al 4 luglio. All'8 luglio va a San Vittore. Dopo 4 giorni, al 12 luglio, lo portano dai tedeschi, i tedeschi fanno presto. Al 15 luglio lo mandano in Germania. Cioè, arrestato al 4 luglio, al 15 giugno si trova pronto per essere spedito in Germania. Arresto, San Vittore, i fascisti lo passano ai tedeschi fanno presto, lo prendono e lo mandano in Germania. Ecco, questo dramma. Oppure la paura che si infondeva nei lavoratori. C'è una lettera dell'Isotta Fraschini che a un certo punto vengono arrestati senza motivazione i dipendenti, i lavoratori, gli operai. I familiari non vanno certamente dai tedeschi o dai fascisti per sapere la condizione dei loro familiari, ma si rivolgono alla ditta, si rivolgono alla direzione aziendale per capire. E la direzione aziendale fa uno sforzo e manda una lettera allora al capo della polizia fascista Mario Bassi dicendo: qua vengono i familiari dei dipendenti che non hanno più notizie, vengono arrestati per mesi, non sanno più nulla. Cioè, interviene, dice a Bassi, dice, e gli allega un elenco di 15 o 16 che non si sa più nulla. Adesso la risposta è che alcuni di questi nomi moriranno in Germania. Ecco, anche questo, quello dell'operaio che veniva arrestato senza magari nessuna motivazione e trattenuto per 3 mesi. Infatti la lettera dell'azienda cita proprio 2 operai, dice, sono stati trattenuti per 3 mesi e poi li avete rilasciati. Non avevano fatto niente e voi li avete trattenuti arbitrariamente per 3 mesi nelle vostre prigioni. Ecco, proprio quel clima di paura che veniva diffuso e che circolava tra i dipendenti di tutti gli stabilimenti, perché la situazione dell'Isotta Fraschini è anche la situazione che vivono anche gli operai delle altre fabbriche, una situazione drammatica come la Caproni. Certo. E un altro caduto, proprio questo lavorava proprio Isotta Fraschini, è Luigi Carnelli. Luigi Carnelli proprio era il comandante della 183esima Brigata Garibaldi che operava proprio sul territorio di Saronno. Era proprio, se possiamo definire così, era proprio dell'area di quello più un'ala dura, diciamo così, proprio che voleva che si colpisse in un modo maggiore. Infatti era molto operativo sul territorio del Saronnese. E lui viene, e ancora il caso non è mai stato risolto, viene ucciso nell'agosto del 1945. E proprio c'è una testimonianza proprio di un partigiano di quell'epoca che viene consigliato, siccome lui si era molto esposto, viene consigliato lui abitava in un paese vicino a Saronno, Cislavo, viene consigliato da andare in un'altra zona, dice, ti sei esposto troppo come persona, forse è meglio in questo periodo. Lui no, dice, no, io sono qua, non avevo paura, in sostanza, dice, perché io mi dovrei andare via, perché voi che avete paura, li ho combattuti e li saprò combattere anche dopo. Finché con un inganno, anche lì la telefonata non si sa bene, certamente lui non la riceve, chi la riceve nello stabilimento, gli dice, guarda che tua mamma non sta tanto bene, vai a casa. Lui prende, chiaramente, se la mamma non sta bene, va subito a casa da Saronno Cislago, che è distante circa 6 o 7 chilometri. Ma gli viene un sospetto. Al paese prima, cioè c'è Gerenzano, si ferma da un suo amico e gli chiede una pistola. Questo gli dice, io non ne ho più perché in base alla disposizione del governo le armi andavano riconsegnate. E dice, non c'è, però lui evidentemente va. La strada loro non erano frequentati, proprio della testimonianza dice era poco frequentata, era seminata a destra e a sinistra, era campagna, guarda caso tutto di grano turco, viene fermato, viene ucciso proprio, viene giustiziato sulla strada. Ecco, questa è una morte che non si saprà, sembra che le indagini da parte della polizia non abbiano fatto tanto, al di là di aver individuato la persona, diciamo, non sappiamo così, le indagini non hanno una gran strada. Ma proprio per il clima che ne se ne respirava. Tu parlavi di 38 caduti. Sì. Durante la ricerca ne abbiamo aggiunto un altro, abbiamo trovato un 39esimo, che è Gabellini. Perché questo? Questa era un'ipotesi che abbiamo fatto io e l'amico Romano, dice, perché si sono dimenticati Alberto Gabellini? Forse perché lui ha lavorato in Isotta Fraschini fino al 1937. Forse più nel 1948, quando hanno fatto la lapide, lui durante la resistenza non lavorava all'Isotta Fraschini. Perché non lavorava? Lui viene arrestato, lui lavorava all'Isotta Fraschini di Milano, viene arrestato nel 1937 perché proprio nell'organizzazione, ecco lì bisognava stare molto attenti, si era infiltrato un fascista. E a questo punto il fascista ha buon gioco a denunciare tutti gli appartenenti al gruppo. Viene condannato a 5 anni di confine. E anche lì ci siamo domandati, ma sui 5 anni doveva uscire nel 42, invece no, viene trattenuto perché nei rapporti della polizia fascista, perché non dà segni di ravvedimento. Pertanto si prolunga la sua ferma fino a solo dopo l'8 settembre del 43 che riesce a uscire dal suo confino, ritornare. Lui ha una storia familiare più drammatica, perché proprio da un rapporto che sono dai carabinieri, da un capitano dei carabinieri, dice che il padre era stato ucciso a Cambiago, lui abita nei pressi di Milano, da una spedizione punitiva fascista. Pertanto la famiglia Gabellingro, il padre venne già da una spedizione punitiva. Gabellini poi sarà protagonista di tante azioni in cui viene catturato e viene fucilato con altri. Ecco, questi sono. Ma ne trovano tanti di esempi, perché chi ha modo di leggere questo libro, come questo lavorava a Cavaria, questo operaio partigiano morto, che va in Slovenia, combattere. Cesare Gallidabino, che infatti lui muore in Slovenia, a Ponza di Locqua. Viene mandato nell'attuale Friuli, poi si aggiunge alle formazioni partigiane, combatte proprio con le formazioni partigiane. Era una divisione grossa, la divisione Natisone, che era molto combattiva in quella zona. Viene catturato e viene appunto anche lui purtroppo fucilato. Infatti c'è anche una fotografia che è drammatica, che che vengono dal comandante Vanni, l'onoranza funebre viene effettuata il 25 novembre del 45 a Gorizia, e si vedono tutte le varie allineate di tutti i caduti della Natisone sulla piazza. È veramente già la fotografia stessa, se tu hai modo di vederla, pagina 174, ne dà una dimostrazione proprio della drammaticità. Poi parlavamo prima dei caduti che sono mandati in Germania. Con Romano abbiamo voluto aggiungere un pezzo. Sì, ecco la foto di cui... Ecco, esatto, tutte le varie. E prima c'è l'onoranza funebre del comandante Vanni, nella pagina prima. Esatto. Ecco. Per ricordare meglio i caduti in Germania, che purtroppo abbiamo riportato, sempre trovato negli archivi, un libro di Don Paolo Liggeri, che anche lui subisce la stessa sorte. Lui ha la fortuna di ritornare. Fa lo stesso percorso, lui va prima a Fossoli, quello che non faranno quelli Isotta Fraschini, ma fa il percorso che facevano tutti, perché il primo punto da San Vittore andavi a Bolzano. Bolzano era un campo di smistamento, potevi stare lì 10, massimo 15 giorni, poi venivi mandato a Mauthausen o Dachau, ad altre posizioni. E lui lo racconta molto bene, perché è un libro che ha scritto subito al suo ritorno, pertanto lo cita quasi come se fosse un diario, non certamente con i giorni, ma con i mesi. E c'è mai la condizione di chi lavorava, di chi veniva mandato in Germania, la sappiamo tutti attraverso documentari che si vedono. Ma c'è proprio un particolare che alcune volte andrebbe letto da chi ha una bella voce da raccontare. Se tu lo guardi a pagina 253, lui racconta quando arriva al Brennero. Sì, siamo arrivati al Brennero, non la leggo tutta, la leggo solo in parte, se così, perché sennò sarebbe troppo lungo. E proprio quando arriva, uno se lo può immaginare, diventa quasi... Ci siamo accostati al piccolo finestrino, sbarrato con un groviglio di filo spinato. La stazione è deserta, così deserta e silenziosa da sentirci oppressi come da un peso enorme e doloroso. Il cielo è grigio, le alture intorno par che ci vogliono soffocare. La sentinella armata fino ai denti, col suo passo monotono, percorre su e giù la panchina, non dà segni di vita, sembra un autonomo. Ecco, io mi fermo qua perché prosegue ancora. Ecco, proprio la drammaticità di chi arrivava a Brennero in quelle condizioni, in quel clima, cosa potevi immaginare di trovare a Mauthausen o a Dachau o in altri campi di concentramento? Don Liggeri era un altro siciliano, anche lui era un siciliano. Nasce ad Augusta nel 1911 ed è morto una ventina d'anni fa, se non sbaglio, Don Paolo Liggeri. Bene, insomma, male, terribile, storia tremenda. Poi adesso io ho citato alcuni, ma chiaramente ognuno ha fatto le sue azioni, come Polecchi in un certo modo, i fratelli Meneghini, Aramis Croci che ha il coraggio di andare a dare il via allo sciopero, e dice, altri hanno tutti la loro importanza, Terramagra va già in Spagna prima, ma tutti quello che hanno fatto loro, e chi ha sofferto in Germania. Insomma, una lapide vi ha aiutato a ricostruire la memoria di questa... Come dire, io e Romano eravamo stanchi di leggere i nomi senza sapere nulla, al di là, come dicevo prima, di 4 di Saronno, perché c'era la tessera. E dice, a questo punto dobbiamo fare qualcosa, proprio per ricordarli meglio. E io penso che con la lapide, il monumento, e anche questo libro, ripeto, che ha contribuito naturalmente Romano, abbiamo dato un qualcosa per ricordare in modo maggiore e anche per sempre questi nomi. E appunto, e questo dopo la lapide, questo libro dà vita, dignità e umanità a nomi scolpiti che corrispondevano invece a figure fisiche straordinarie di persone, insomma, proprio coraggioso, impegnate. Ma questo libro avrà diffusione, come dire, limitata, probabilmente andrà in giro per Saronno, si venderà in Lombardia o perlomeno comunque nell'ambito degli specialisti o delle persone interessate a queste cose. E il rischio è quello che la memoria dell'Isotta Fraschini e dei suoi caduti per la libertà tra il 43 e il 45 rimanga una cosa riservata a pochi. Cosa pensa Angelo Proserpio, che è presidente della Società Storica di Saronno, che si possa fare per salvare e far conoscere ampiamente la memoria dell'Isotta Fraschini e dei suoi caduti? Beh, io credo che si possa fare tanto. E quando dico tanto intendo dire che siamo in un momento storico in cui tutto si trasforma, ma quello che non si può trasformare è la memoria che si deve conservare, perché la memoria, conservandola, conserva l'identità, la nostra identità di cittadini, di uomini che vivono su questa terra, e per quanto riguarda gli uomini che vivono in un determinato luogo, conservano le radici delle persone che in quel luogo hanno vissuto, hanno lavorato, hanno intessuto relazioni, hanno costruito, hanno fatto civiltà. Isotta Fraschini con i suoi lavoratori ha fatto civiltà non solo per quanto riguarda il lavoro, ma ha fatto civiltà anche come esempio. Quando si è trattato di mettere in campo la cosa essenziale di ogni uomo, cioè la vita, non hanno esitato a mettersi in gioco, sapevano benissimo i rischi che correvano e hanno costruito per noi oggi quello che oggi noi abbiamo il dovere di continuare a mantenere, cioè la memoria di una società civile, di una vita civile fatta per il lavoro, fatta per le relazioni, fatta per la pace. Allora, di fronte ad un esempio come quello che hanno dato i 38 martiri dell'Isotta Fraschini, noi che ci siamo trovati, io con Beppe Gorla, a domandarci, a riflettere che cosa potevamo fare, no, di straordinario nell'ordinario, cioè nell'ordinario dovere di conservare la memoria, che cosa potevamo fare di straordinario per questa area che è stata acquistata da Beppe Gorla e che è un'area di 120.000 metri quadri, stiamo parlando di 12 ettari, che stanno a poche centinaia di metri dalla stazione di Saronno, che dopo Milano per traffico pendolari è la stazione più importante della Lombardia. Allora noi abbiamo detto che di fronte ad un'area come questa, che se lasciata al libero mercato, al liberismo economico, sarebbe un'area subito trasformata per produrre rendita, per consentire al privato di estrarre ricchezza, no? Noi abbiamo pensato che questa era un'area da acquisire per estrarre ricchezza a beneficio della comunità saronnese, della comunità del territorio saronnese, e anche con un po' di ambizione, ma credo realistica, no? Dell'area metropolitana a nord di Milano. Quindi acquisire un'area di 120.000 metri quadri, con tutte le problematiche che le aree dismesse oggi hanno, a partire dalla bonifica, a partire da una corretta riqualificazione dal punto di vista ambientale, di conservazione e di miglioramento dell'ambiente, dal punto di vista per un'economia più equa, no? Che sia di distributiva della ricchezza più ampiamente possibile, non concentrata in mani di pochi, noi abbiamo pensato che l'acquisizione di questa area non potesse altro che essere fatta per un servizio alla città, alla cittadinanza e ai cittadini, quindi diventasse da questo punto di vista un bene comune, un bene cioè che chiunque lo governasse, e ci auguriamo che sia il governo il più ampiamente partecipato possibile, ma comunque fosse un governo, sia un governo che produce benessere per i cittadini. Noi non abbiamo altra, come dire, compito che di accompagnare all'inizio, no, questo destino che vogliamo ridare all'area di Saronno, perché l'area dell'Isotta Fraschini di Saronno, perché possa essere di nuovo quel centro che è stato, come è stato nel 1900, no, di ricchezza pubblica e nello stesso tempo di civiltà, come dicevo prima. Non c'è altro da fare. Vogliamo che torni ad essere un'area attorno alla quale si fa integrazione sociale, si fa cultura, si fa conservazione della memoria, mantenimento della conoscenza di ciò che è stato, e il libro di Cicardini da questo punto di vista, Cicardini e Canazza da questo punto di vista, è esemplare, perché lascia accesa una fiammella che noi abbiamo voluto riprendere in mano, e uno dei nostri obiettivi è che non appena sarà possibile quel monumento che è stato, se vogliamo, dignitosamente ricollocato dopo la chiusura della fabbrica nel piazzale del comune di Saronno, quindi non certamente in un ripostiglio, torni però là dove doveva essere, cioè nell'interno dell'area di 120.000 metri dell'Isotta Fraschini, recuperata, riqualificata, con quella finalità pubblica e comune di cui ho detto. Il rischio, insomma, che quella diventi la sede di un centro commerciale o di una speculazione edilizia è bloccata. Sicuramente per quanto riguarda la proprietà che l'ha acquisito e che vuole che diventi patrimonio pubblico, è sicuramente scongiurato. E questo signore che l'ha acquisita, che è Beppe Gorla, che è qui, ma dirigente di una società di consulenza, insomma, da dove gli è venuto in mente questo gesto folle, tra virgolette, rispetto ai parametri del capitalismo contemporaneo? Intanto avete avuto due testimonianze o due esempi di, come dire, una coscienza civile che è abbastanza diffusa a Saronno, che in qualche modo sono il terreno fertile su cui questa iniziativa è nata, no? Con Angelo Proserpio in qualche modo abbiamo cominciato cercando di sventare quel rischio che lei diceva, che l'area potesse in qualche modo essere utilizzata per fini immobiliaristici o a fini della creazione di grandi centri commerciali di cui non sentivamo il bisogno e che non ritenevamo potessero in realtà avere un ritorno ampio sulla comunità cittadina. Per cui in qualche modo ci siamo dati da fare da una parte per mettere in sicurezza l'area, cosa che è successa, e d'altra parte abbiamo cominciato a ragionare per capire l'utilizzo che avrebbe potuto ispirare lo sviluppo dell'area. Ed è evidente che abbiamo in qualche modo recuperato la storia industriale, umana, sociale dell'area per cercare quale poteva essere nel mondo contemporaneo oggi il suo futuro, il suo destino. È evidente che il mondo è andato in un'altra direzione, quindi non può pensarsi un'ennesima riproposizione di una fabbrica, tanto più automobilistica, aeronavale e quant'altro. Quindi noi ci siamo concentrati su due temi. Il primo è, e l'avete citato ampiamente, il recupero della memoria e quindi il fatto che in quell'area la creazione di un polo museale fosse un elemento estremamente qualificante. A chi proponeva l'utilizzo o aveva finalizzato l'utilizzo a fini commerciali, la nostra risposta è no, noi vogliamo in realtà creare un polo museale nelle quale recuperare la storia dell'industria, del lavoro di tutta l'area e evidentemente anche questa memoria delle azioni che sono nate nell'area. Il secondo pilastro di tutto il nostro, della nostra proposta per il futuro è il polo museale, cioè ci siamo concentrati sul periodo di formazione dei ragazzi. Riteniamo che se riusciamo, come pensiamo di poter fare, di avere un polo universitario dentro l'area, abbinata al polo museale, si possa in qualche modo riprendere le fila di un discorso che era allora professionale. Molti delle persone che abbiamo imparato a conoscere, ex dipendenti, sono rimasti, nonostante la fabbrica sia chiusa dal 90, quindi più di 30 anni, sono rimasti legatissimi perché ci entravano giovani, 14-16 anni, ci spendevano le loro brave 10-12 ore, ma la fabbrica investiva su di loro, quindi loro venivano formati, e tutti loro hanno avuto questo percorso, così come la fabbrica aveva dei modelli di assemblaggio che non erano quelli fordiani, per cui ciascun individuo aveva un pezzettino di attività ma non capiva complessivamente come avveniva, ma in qualche modo li aiutava ad avere una visione di insieme, a partecipare a tutto il ciclo, ancorché poi ciascuno alla fine si specializzasse, ma la comprensione di tutto il ciclo produttivo era un elemento chiave, al punto che nel momento in cui la fabbrica ha dovuto chiudere, le 800 famiglie che nel frattempo dipendevano, gli 800 dipendenti, hanno trovato nel giro di pochi mesi, tra 4 e 6, un impiego alternativo, perché la competenza che avevano maturato dentro era talmente unica che era considerata un valore. Quindi in qualche modo la fabbrica, oltre che essere un luogo di lavoro e di socialità, era anche un posto di formazione. Noi abbiamo voluto agganciarci a questo. Quindi noi stiamo lavorando per concretizzare gli accordi a livello ampio con soggetti che in questo momento stiamo raffinando le soluzioni per portare un polo museale e un polo universitario. Nell'ambito del polo universitario, visto che la finalità è sempre il ritorno sulla città, abbiamo detto prima, tutta l'area deve diventare un bene comune, poi vedremo eventualmente i dettagli. Il tema è, nell'ambito del polo universitario noi contiamo molto non solo di fornire tutte le infrastrutture che servono per la formazione, l'insegnamento, ma anche la residenza. Un numero significativo, ma comunque ridotto, di residenze per studenti, perché ipotizzando un polo che possa nascere partendo da 500 studenti e arrivando a 3.000, il tema è che questi studenti troveranno delle sistemazioni, delle residenze fuori dall'area nostra, quindi sarà un movimento di vivacizzazione, di rivitalizzazione riqualificazione, rilancio della città, di una città che essendo periferica rispetto a Milano rischia di diventare una città dormitorio, invece diventa una società che crea formazione e cultura e gli studenti a questo punto vivranno la città, ma non solo Saronno, ma anche quelle, le cittadine limitrofe. Vorremmo che questo fenomeno inducesse poi una maggiore collaborazione e connessione tra le diverse cittadine e con soluzioni di mobilità sostenibile, dove poi non si tratta più di convincere i paesi intorno a collegarsi con Saronno con strani argomenti. Il problema è che sarà di interesse per loro. Se vogliono che gli studenti possano accedere alle residenze o alla disponibilità che ci sono nei diversi paesi, visto che gli studenti si muovono in mezzi pubblici e bicicletta, no, avranno tutto l'interesse per collegarsi. Quindi da un'iniziativa che nasce dentro l'area, polo museale, polo universitario, ha una ricaduta diretta sulla città, ha un cambio generazionale e culturale, no? Di quei 3.000 studenti è probabile che 1.000 siano studenti non italiani, cioè stranieri, no? E quindi puntiamo a fare in modo che ci sia. Se questo avviene, lei mi insegna che le grandi corporation o i grandi brand dove investono per creare i loro centri di ricerca vicino a dove le persone si formano. Certo. Quindi puntando sui giovani non stiamo puntando su delle persone squattrinate, stiamo puntando su quelle persone che si formano e sono il futuro di una nazione. Ecco, e vorremmo che questo avesse una ricaduta sulla città. Noi abbiamo visto che poi tutto questo mette in moto tante cose, no? Le ho citato prima il tema della mobilità sostenibile. Noi in questo momento stiamo lavorando tantissimo con gli ex dipendenti e stiamo raccogliendo le loro testimonianze e ciascuno di loro in effetti come dire, ha una ricchezza di memorie straordinaria che vale la pena non solo di perpetuare sui testi, ma anche come dire, la parlata, cioè voglio dire il modo come si esprimono, come traducono la propria esperienza, come la raccontano. E quindi uno dei filoni che stiamo perseguendo è quello della memoria, in cui uno per uno, no, stiamo recuperando queste testimonianze che transitano poi con interviste su giornali locali o diffusione regionale, ma poi finiscono. Noi abbiamo creato sostanzialmente un sito internet piuttosto che la pagina Facebook, piuttosto che la pagina Instagram, nel quale progressivamente pubblichiamo, no? Quindi abbiamo, per dirle, abbiamo pubblicato un'intervista importante a Cino Zucchi, l'architetto che abbiamo coinvolto, che ci sta aiutando a ripensare l'area, che in qualche modo spiega il ruolo e il problema oggi delle aree dismesse, che caratteristiche hanno e che futuro possono avere. Dopodiché noi da quel contesto stiamo articolando passo passo, no? Stiamo recuperando il tema appunto delle testimonianze dei dipendenti, gli oggetti, perché poi alla fine dietro un dipendente o un ex dipendente c'è un mondo di memorie fisiche, tangibili, no? Quindi attraverso anche questi siti, no? La pagina Instagram, quella Facebook e il sito internet, noi abbiamo dichiarato che progressivamente pubblicheremo tutto, no? Pubblicheremo le memorie, pubblicheremo lo stato dei lavori, pubblicheremo il progetto, per poter avere trasparenza da una parte, ma anche dialogo, no? Con tutti coloro che in qualche modo possono gravitare. Quindi l'idea ci è venuta all'inizio cercando di difendere quella che poteva essere l'area, ma cercando di innestarla su quella che era una caratteristica della storia della fabbrica, non solo di natura civile, no? Di testimonianze sulla resistenza, ma anche quella che era l'operatività di tutti i giorni. E quindi un'operazione di memoria diventa un'operazione di sviluppo economico e di civiltà. Questa è una... sembrerebbe un'utopia, ma... mi sembra che abbiate trovato la strada giusta anche nel coinvolgimento della popolazione. Allora, le posso dare un dato. Per 30 anni a parte gli ex dipendenti che hanno creato questa relazione che continua, ma per 30 anni questa è stata un'area sottratta all'esperienza, alla coscienza dei cittadini di Saronno. È un'area di 120.000 metri quadrati che è a poche centinaia di metri, cioè 150 metri dal centro, no? Ed è attaccato alla ferrovia. Eppure era un'area totalmente cancellata nell'esperienza fisica. Nel momento in cui noi abbiamo potuto acquisirla, abbiamo dato l'apertura a visitarla. Allora, intanto la suggestione del luogo, dove gli uomini, i dipendenti, gli operai sono usciti, la natura ha preso il sopravvento. Quindi è uno straordinario posto in cui in piena città la natura ha conquistato tutti gli spazi disponibili, pur mantenendo una caratterizzazione forte, visibile, cioè di cui uno può fare esperienza, di alcuni edifici estremamente suggestivi, a partire da quello storico del 1880, fatto dalla Machine Fabrique, bla bla. Quindi il tema è, abbiamo aperto e in questo momento più di 300 cittadini saronnesi, accompagnati da me ed Angelo, hanno potuto riprendere confidenza e conoscenza di questi luoghi. Lei si immagini la reazione di ragazzi che non hanno mai visto quella che è una realtà di fabbrica, industria pesante, gli spazi, le dimensioni, no? E lei immagini questi ragazzi, no? Dai 16-18 su fino ai 30, che reazione hanno avuto, perché per loro oggi il luogo di lavoro è un PC, un divano, un angolino, chattano e pensano che l'ufficio e il luogo di lavoro sia quello. Si ritrovano in spazi enormi, perché quella era una vera e propria città operaia, no? E il fatto di camminarci dentro, averne l'esperienza fisica, capire, perché abbiamo recuperato tutto il patrimonio fotografico, no? Per cui le lavorazioni, quindi accompagnandogli li facciamo vedere le foto di quello che era, no? E quindi loro dentro lo stesso luogo possono immaginare, vedere, no? Che cosa avveniva nell'assemblaggio dei pezzi, nei magazzini, quindi lei può capire la reazione enorme, entusiasta di questi ragazzi che da una parte vedono degli spazi enormi, dall'altra vedono una natura che prevale, dall'altra vedono dei luoghi di lavoro e capiscono che cos'era, recuperano una storia, come dire, anche dell'industria, che altrimenti non avrebbero assolutamente avuto modo di fare. Quindi abbiamo aperto ai cittadini e chiunque abbia chiesto di venire, cioè noi continuiamo a portarli dentro. È evidente che poi da un certo punto in poi qualcosa comincerà a succedere, nel senso che il polo museale, bisogna poi creargli le strutture per farlo. Però anche nel progetto abbiamo chiesto di avere una soluzione architettonica e urbanistica che fosse equilibrata tra una conservazione di alcuni spazi molto suggestivi oggi, ma anche pregiati, rispetto a tutto il nuovo che deve accadere. Quindi sarà un esempio dove la natura continuerà ad avere un ruolo e dove, come dire, l'architettura, il nuovo, il moderno, la vita civile che abbiamo noi oggi, proiettata anche sarà accanto ad alcuni spazi che invece rimarranno esattamente come erano, no? E quindi noi stiamo lavorando su questo tema e abbiamo trovato anche moltissimo interesse, perché voglio dire, lo credo. Lei pensi oggi post-Covid alla necessità di chi faccia teatro o musica di avere spazi adeguati con i giusti distanziamenti e la giusta qualità di suono. Oggi noi possiamo dargliela. Bene, è un progetto straordinario che anche grazie al mecenatismo, possiamo usare questa parola, al mecenatismo di qualcuno che è animato appunto da un profondo progetto sociale, deve andare avanti, deve trovare realizzazione. Io mi permetterei di invitare i nostri spettatori, i nostri ascoltatori a venire a Saronno ad andare a Saronno a visitare quest'area. Io stesso prometto che presto lo farò. Io vi ringrazio per questo bell'incontro assolutamente ricco di storia e di progetto, di passato, di presente e di futuro. E complimenti ancora per l'assai interessante libro di Romano Canazza e Maurizio Cicardini. Bene, ci vediamo presto a Saronno allora. Isotta Fraschini. Grazie. Maurizio sarà contento di farle un giro. Bene, molto bene. Guarda che sono almeno 5 km di camminata. E questo fa anche bene alla salute. Sicuro. Diventerà un bene comune a disposizione della città l'ex area industriale dismessa Isotta Fraschini di Saronno tra Varese e Milano. Almeno questa è l'intenzione, probabilmente di farci un campus universitario del nuovo proprietario, una vocazione sociale che si spera possa essere di esempio anche per altre aree dismesse. Sentiamo Fabrizio Patti. 120.000 metri quadrati, quanto 20 campi da calcio, una città nella città a sud del centro di Saronno, tra Varese e Milano, e l'area dismessa dell'Isotta Fraschini. Qui, dalla fine degli anni 30, furono prodotte auto di lusso per divi come Rodolfo Valentino. Le tracce di quella storia sono nel Museo dell'Industria Locale e nei capannoni abbandonati dal 1990. All'interno tutto è fermo agli anni 80, 3 decenni di passaggi di proprietà, fallimenti e aste deserte. A novembre la svolta, un privato compra l'area dall'ultimo proprietario, una banca, prezzo riservato, l'ultima asta aveva una base di 3 milioni di euro. La novità, la spesa, dicono i promotori, è a fondo perduto e il progetto è di fare dell'area un bene comune che accresca la qualità della città. Un bene comune è un bene che appartiene alla cittadinanza. Il finanziamento parte da un dirigente in pensione di una società di consulenza internazionale. Nel momento in cui quell'evento, quell'esperienza è arrivata a compimento, mi è sembrato giusto cominciare a dedicare l'attenzione invece all'ambito, al paese, alla cittadina nella quale vivevo. Si sta costituendo una fondazione, ad affiancare Gorla un avvocato. Noi non volevamo e non vogliamo che l'Isotta Fraschini sia l'ennesimo episodio di una storia che non ha più tracce o di un futuro che non ha più forme. Lì dentro le forme gliele vogliamo dare, belle, ma soprattutto vogliamo creare relazioni sociali, far convivere la gente. Sono stati coinvolti grandi nomi dell'architettura e dell'urbanistica, come il professore emerito del Politecnico di Milano Giancarlo Consonni. E questo è il punto critico. Togliere di mezzo la rendita, dare alla regia del processo il timone che porta a dare concretezza all'idea di bene comune, e questo è il punto di partenza. Tra gli obiettivi, ricucire centro e periferia. Per la città di Saronno quest'area può funzionare dando vita a un secondo centro che si integra col primo. I promotori immaginano un campus universitario che sfrutti i collegamenti rapidi con Milano e le sue università. Trovare soluzioni che possano rivolgersi a un mondo di persone giovani, inclusi gli universitari, sia in termini di residenza, sia in termini di possibilità di studio. Il fatto di creare un'area attrattiva per qualche grande brand universitario o industriale che possa avere interesse a sviluppare dei centri in quest'area è una delle priorità. Se i promotori non hanno scopo di lucro, gli investimenti richiesti sono ingenti e andranno coinvolti altri privati. Non sono escluse residenze e attività produttive e formative, purché si integrino con il progetto complessivo. Si tratterebbe per la prima volta in Italia di un bene privato trasformato in bene comune. La nostra iniziativa non nasce perché rimanga di un privato, nasce perché parta da un privato, si associ a una vision, ci sia una progettualità che viene realizzata e al termine di questo percorso in parallelo ci sia la possibilità di trasferirla alle generazioni future di Saronno. Ma il processo è lungo, ora inizierà il confronto con la cittadinanza e con le istituzioni. Vedo ovviamente l'iniziativa in maniera positiva, perché comunque è una grande era dismessa della città e durante questi 5 anni dell'amministrazione ne abbiamo già sbloccate 7 di grandi aree dismesse. Noi siamo pronti a collaborare. La speranza dei promotori è che il sito divenga un precedente per le altre aree dismesse in Italia.